Che stai meglio? Un po' meno arrabbiata? Sì, a te è passata l'insonnia? Sì, Flore, io Fiori per Flore. Permesso? Grazie, Lorenzo, sono magnifici, che belli! Sono belli come te. Signore, deve chiamare la banca. Volevo ritirare del denaro, ma mancano 200.000 bigliettoni. Che cosa? Al suo conto. Cosa? 200.000 bigliettoni. Tranquillo, Evaristo, sicuramente il Contimimimo li ha usati per fare una di quelle feste che gli piacciono tanto. Oh, no. Mettili in acqua, Flo, devo andare. Ciao, amore mio. Non è possibile! Mi volete far impazzire! Hai una faccia stanca. Ti senti bene? Non lo so che cosa mi prende. Ho come un senso di soffocamento, come un'angoscia e una gran voglia di piangere. Non lo so. Io... Cosa ci fanno queste scatole qui dentro? Guarda quante sono! Chi può essere stata se non la generosissima Flora? La migliore, Flora è la migliore! Sì, ma queste cose non sono per te, amore mio. No, sono per gli orfanelli di Lorenzo. Ah, benissimo, mi sembra un'ottima cosa. Tesorino, senti, volevo chiederti se hai voglia di fare qualche cosa per stare un po' di tempo insieme. E che ne dici? Sì, certo. Sì. Cosa hai voglia di fare? Una festa. Una festa con tutto il jet set. Invitiamo tutti e ne approfittiamo per ufficializzare il nostro fidanzamento. Possiamo organizzare una festa, sì. Volentieri, se vuoi. Sono proprio contenta, grazie. Che divertente. Sì. Ma che sta succedendo? Fate attenzione. Piano. Dammi. Il mio albero. Cosa hai fatto? Non lo so, io volevo solo uccidere l'albero, ma poi la situazione mi è sfuggita di mano. Stavolta non posso perdonare. Stai bene. Sì. Massimo, che cosa fai? Non tenermi come un piccione caduta dal nido. Dove sono? Sei qui con me. Questa mostruosità. È il mio albero, non è una mostruosità, chiaro? Flora sta sollevando il pavimento della casa. Sì, che orrore, povero albero, era così carino. Nessun orrore, è grande, carino, forte. Ma sta sollevando il pavimento della casa, non perlo. Cosa? Dobbiamo tagliarlo perché non possiamo vivere con il pavimento rialzato. Tu prova a mettere un dito sul mio albero e giuro che te ne pentirai, hai sentito? Flora, aspetta. Povera la mia Flora. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa. Sì, e quando abbatteremo l'albero purtroppo anche tu ti seccherai, Flora. Comincia subito, taglialo, fallo a pezzi, buttalo giù e fallo adesso. No, il mio albero. No, non toccate il mio albero, dovrei passare sul mio cadavere. Via dal mio albero, assassino di alberi innocenti! Si sposti, signorina, dobbiamo lavorare. Questo albero non si tocca! Senti, Flora, io capisco il tuo rapporto con l'albero, ma sta distruggendo la casa e dobbiamo farlo. Ma non capisci che se uccidono l'albero uccideranno anche me? Non parlarmi così, non è colpa mia, vieni via, dai. Non se ne parla! Posso sapere che cosa succede? Perché strillate? Hai chiamato tu queste persone per il mio albero? Sì, eravamo d'accordo con Delfina che non sarebbe stato così presto, però... Beh, che cosa vuoi che faccia? Aspettiamo che si sfasci tutta la casa per colpa di quest'albero? Non è colpa dell'albero, sei cresciuto all'improvviso, è nella fase della pubertà, è normale, no? Io sono dalla tua parte, Flor, conosco molto bene la natura. Abbiamo capito, Flor, ragiona, per favore, è un albero, niente di più, Delfina ha ragione. Se l'albero continua a crescere... Sai cosa? Dalla strega io me l'aspetto, ma io credevo che tu avessi un cuore piccolo, povero. Magari, ma almeno un cuore. No, ma cosa c'entra il cuore con questo?
Se l'albero continua a crescere, solleverà in alto la casa. Deve succedere, ma non lo capisci. Quando ho deciso che sarei rimasta qui, ho seppellito la noce di mia madre e l'albero è cresciuto da quella. È un miracolo e dopo un po' la noce è tornata. Questo albero si prende cura di me. È magico, non lo capisci? Non essere superstiziosa. Staccati dall'albero e calmati. Forse sono come dici tu. Ma tu sei uno sciocco e non vuoi vedere quello che sta succedendo. E comunque... È inutile continuare, ce ne andiamo. No, per favore, l'albero! Se tagliassimo le radici? Sarebbe inutile, non è una soluzione definitiva, perché le radici ricrescono. D'accordo, ma se non tagliamo l'albero non risolviamo il problema della casa. Tagli le radici. Flori, senta! Io devo andare a dire lei. Flor, fai come ti dico, bevi un po' d'acqua. No, non voglio, non voglio. Lo sai, sono con te fino alla morte, guarda. Florisienta, taglia legna a volere tagliare subito radici di tuo albero dentro casa. No, forza. Ora ci credi, Massimo, che l'albero è magico? Per favore, Flor, non posso credere a storie così assurde. Ma è troppo per me. Molto bene, tanto peggio per te. Povero colui che non vede la verità quando ce l'ha davanti agli occhi. Che? Sì? No. Ti dirò solo una cosa, Conte Minimo. Se volevi prendertela con qualcuno, dovevi prendertela con me e non con l'albero. Non sai che un albero è un essere vivente che gli scorre la linfa nei rami? Ma certo, uno che ha succo di ragno nelle vene non lo può comprendere, vero? Cerca di capire. Non possiamo lasciare queste radici nel soggiorno. Cerca di capire tu che se tagli quell'albero, io muoio. Quell'albero è magico, Massimo. Florencia. Scusi. Flor. Queste cose accadono solo nelle favole, capisci? È semplicemente un albero. Favole, hai solo un cuore di pietra. Tu non hai mai... Flor, che cos'hai? Flor! Sta tranquilla. Che cos'hai? Respira. Che ti succede? Flor! Flor! Cerca di restare calma, Flor. Flor, tesoro mio, che cos'hai? Piano. L'albero. Sì, sta morendo. Il mio albero. Oh, è colpa mia. Vieni, Flor. Vieni. Ecco. Sì. Cara la mia Flor, hai una febbre altissima. Che cosa ti sta succedendo, Flor? Ma non capisci? Ci hai salvati tutti e due. Hai salvato la vita a me e al mio albero. No, ma cosa dici, Florencia? Ho solo toccato il tronco. Nessuno può ridar vita a un albero solo toccandolo. No. Hai ridato vita anche a me. Aspetta, grazie mille, fatine mie. No, ho solamente messo la mano. Accidenti, Massimo, come posso fare per convincerti che è tutto merito tuo? Aiutatemi. Ma con chi stai parlando? Flor, Massimo, Flor, io... Flor, ma tu stai bene, sei sana e salva e sta bene anche l'albero, ma sì, è un miracolo. Sì, ha fatto lui il miracolo. Non ci posso credere, con tutto quello che ho dato all'albero, sta bene. Che cosa gli hai dato? Tutto gli ho dato, gli ho messo il concime, l'acqua, gli ho dato il fertilizzante, le proteine, tutto. Tu? L'ho abbracciato, gli ho dato i baci. Tu hai fatto il miracolo? Come no, gli ho dato tutto questo proprio perché volevo che si riprendesse. Non capisco. Nemmeno io ti capisco.
quanto sono felice! Che gioia, sono salvi i rami, sono salve le radici e salvo tutto l'albero e sono salva io! Evviva! Oh, Massimo! Sono salvi tutti, tutti siamo salvi, tutti siamo allegri e questa è la magia buona che sconfigge quella cattiva e... Accidenti, Lorenzo, che emozione! Sì. Però anche se siamo molto stanchi... Sì... Non dobbiamo dimenticare l'amore. Sì, e che bella coppia che siamo, no? Pensa se avessimo dei figli. Ma, Freedom! Era uno scherzo. Vieni, abbracciami, era uno scherzo. Mi raccomando, Lorenzo, scusa, cerca di prelevare proprio tutto, non lasciare... Lorenzo, ascolta, domattina vorrei accompagnarti io. No, ti prego, per favore, tu non pensare a niente, perché posso farlo io tranquillamente. Ciao, amore mio, ci sentiamo. Ci sentiamo, tesoro. Ciao. Massimo, devo dirti una cosa. È questo che dovrei dirti. Che in te tutto è magia. E che dobbiamo stare insieme. No, non toccarmi, io sto dicendo un'altra cosa e non riguarda noi. Io parlo dell'albero e della magia di tutte le mie fatiche. Quindi stai ammettendo quello che io ti dico sempre. Che cosa vuoi dire? Che il destino, le fatine, o come vuoi chiamarli, vogliono che noi stiamo insieme, giusto? E che Lorenzo è solamente un espediente per riempire il vuoto che c'è nel tuo cuore. E che io sono l'uomo della tua vita. Che c'è? Non dici nulla? La signorina è rimasta senza parole per la prima volta. Fantastico. Quindi è la verità. Tutto il nostro amore è magia. Pura magia. Che tu abbia capito la lezione, Massimo, e non ti immischierai più nella mia vita, d'accordo? Sì, sì. Volevo dirti che Thomas mi ha chiesto di accompagnarlo a farsi il vaccino. Scusami, ma è un problema mio. Loro tre verranno a farlo insieme a me. Ti ricordo che abbiamo fatto un patto di pace e di cooperazione. No, non ho dimenticato il patto di pace e di cooperazione. Quello che sto dicendo, Massimo, è che non voglio rinunciare a questa cosa. Tu, del resto, quando vedi un ago, cadi a terra svenuto. Perché sì, perché il signor Conte in realtà ha paura. Ma che cosa c'entra questo adesso? Sì, vedi che confondi le cose. Sei sempre la solita. Vieni a vedere perché confondo le cose. Guarda quei due. Questo non sarebbe successo se tu non avessi dato per primo il pessimo esempio a quei ragazzi. Io? Flor? Ti pare possibile? Bravo, bravo. Vuoi un applauso? Che...